Quali sono i diritti sociali a cui può accedere il paziente con la leucemia? Tipo l'agente 4, perché lei mi pare che l'aveva detto. Oppure l'invalidità e sostegni economici? Ce ne sono sono previste queste cose? Invece per quanto riguarda il problema dell'invalidità 104 o quant'altro, dipendono, non sono il riscatto della malattia, ma sono formule di assistenza che lo Stato come welfare mette a disposizione delle persone affette da una malattia oncologica, e si comincia già con la 048. La 048 è quella nota che permette che per quella patologia e per gli esami relativi a quella patologia oncologica la persona è esente dal ticket e ha la dispensazione gratuita di tutte le sia farmaci che esami relativi a quella. Poi andiamo all'invalidità. L'invalidità è un qualcosa che viene fatta come domanda e dipende. Non si può dire che la leucemia linfatica cronica o la leucemia X o Y portino a una invalidità. Sicuramente sono classificate nell'ambito dell'INPS con dei gradi di invalidità in funzione della prognosi, della prospettiva di prognosi di quella patologia. Una malattia a prognosi infausta sicuramente porterà ad avere un'invalidità e un'inabilità al lavoro almeno del 100%, no? E quindi a ottenere una serie di sostegni che possono essere in funzione anche dal reddito di una pensione di invalidità o quella di inabilità nel caso uno sia ancora in servizio attivo e si trovi invece con non poter più continuare a lavorare, però ha diritto ad avere la stessa pensione, trattamento pensionistico o di assegno di inabilità si chiama, uguale a quello che avrebbe nel caso in cui andasse in pensione a fine carriera, normale, no? La 104 dipende se io non posso esercitare le mie attività fisiche, non posso accudire a me stesso, non ho la possibilità di farlo, per cui una commissione medico-legale stabilisce, in funzione delle relazioni che fanno i medici, eccetera, se quella persona è o no oggetto di poter ottenere quello. Quindi non c'è una risposta. Sicuramente sul sito di AIL, pazienti.ail.it, trovate dei volumetti che sono stati, adesso sono anche in fase di revisione, che parlano di quelli che sono i diritti e come fare a ottenerli. C'è il numero verde che vi dicevo prima che vi può dare assistenza per quello, non c'è una risposta che vale per tutti. All'interno di una leucemia linfatica cronica, mieloide cronica, quello che è, ognuno di noi può avere o meno un grado di invalidità diverso, quindi dipende dalla malattia e da come la persona reagisce ai farmaci, a tutto quello che è, quindi non ho una risposta generica. Cioè, quello che è il problema grosso su cui noi ci battiamo è la disomogeneità di trattamento che c'è fra una commissione medico-scientifica da una parte e quella fatta di un comune accanto o di un'altra regione. Quello sì, è un qualcosa che stiamo cercando di vedere insieme alla Società Italiana di Ematologia per trovare un nomenclatore, un qualcosa che dica con questa caratteristica, con questa patologia, la persona ha questo diritto e che questo sia uguale a Torino, a Milano o a Roma e che non cambi in giro per l'Italia. Un'altra considerazione che voglio fare, non in questo senso, ma sul fatto che diceva dell'eccellenza, eccetera, la domanda e la risposta che è stata data ci porta anche a una considerazione. Per l'oncoematologia non c'è necessità di fare viaggi della speranza. Non abbiamo bisogno di muoverci. Non è la Calabria. A 2 anni ogni persona che nasce in Calabria e vive in Calabria, c'è stato uno studio che l'ha dimostrato, se ha una malattia oncologica ha 2 anni di aspettative in meno rispetto alle persone che vivono al di fuori della Calabria. Questo è un grosso dramma per noi delle associazioni che ci occupiamo di diritti. Per l'ematologia questo non è vero, perché i centri di ematologia italiani, i 120, 150 centri che ci sono disseminati per l'Italia, usano gli stessi protocolli, grazie a quell'intuizione che il professor Mandelli ha avuto nel 99 di costituire quello che oggi si chiama GIMEMA e che quindi ha permesso a tutti i centri ematologici di essere collegati in rete, condividere protocolli e avere anche laboratori unificati che possono confrontarsi.
permette di avere questa opportunità, che non abbiamo bisogno di muoverci. Ho anche domande che mi sono arrivate dal remoto, le solite che arrivano ogni tanto, dove si parla dei centri lombardi come centri di eccellenza. Io mi permetto di smentirlo, perché ci sono buoni centri in Lombardia, ci sono ottimi centri in Calabria, ci sono ottimi centri nelle altre regioni italiane.